candidato, essendo stato il candidato della lista partiti per ultimo, presa un po' sotto gamba forse dagli altri, abbiamo portato a casa un risultato per me spettacolare. Ero l'unico candidato PD non appoggiato dal PD penso in tutta Italia, quindi vuol dire che tutto sommato con le nostre forze ce l'abbiamo fatta. L'unica cosa che ho sempre detto è che purtroppo a Colonnella la minoranza sarà la maggioranza del paese, non conta niente ai fini elettorali, ma comunque diciamo che la stragrande maggioranza è di là, quindi consiglierei a chi ha vinto le elezioni di tentare di riunire questo paese che è fortemente diviso e soprattutto di abbassare i toni. La nostra campagna abbiamo vinto una coppa, almeno ci dicono tutti, che è la coppa del fair play, non abbiamo parlato male mai di nessuno, abbiamo detto quello che vogliamo fare. Forse questa non è la politica giusta, bisogna insultare, bisogna accusare, non è nelle nostre corde e non lo faremo mai. Quindi saremo lì a vigilare attentamente che questo paese, come abbiamo immaginato, rinasca di nuovo. Se non sarà così, noi saremo sempre sul pezzo, saremo sempre cattivi con l'opposizione oppure buoni con l'opposizione se ci saranno cose interessanti per il paese. Sicuramente però quello che pensiamo è che un grande esempio di democrazia, perché questo paese ha dato un esempio spettacolare. Tutti hanno detto quattro liste sono tante, non vuol dire, quattro liste sono l'espressione di quattro voglie, di quattro visioni diverse, e questo è quello che pensiamo.